Se guardi a lungo l'abisso, l'abisso diventerà parte di te. Ma considerato che non vediamo neanche dove cazzo stiamo andando, probabilmente a sto giro ci salviamo. Vediamo di continuare dove eravamo rimasti, che sento che la fine è vicina. Mi sono rotto bellamente i coglioni di camminare al buio in mezzo a sto casino. Quindi se qualcuno si degna di dirmi la strada, che c'è? Palo avanti, ah, è dove eravamo prima. Saliamo questa ripida scalinata. Una scala è qualcuno che sta provando ad ammazzarci. Non è importante, scendiamo giù. Forse stiamo scendendo troppo giù, vero? Sì! Via velocissimamente. Cosa sono quelli? Spero di aver azzeccato la strada giusta. Non saprei. Mi sa di no. No, no, no. Ho sbagliato tutto. Sì, torna indietro. Ok, siamo tornati su. Ho ben intuito che non era questa la strada che dovevamo seguire. Dove cazzo stai andando, cucureddo? Tu e il tuo senso di orientamento da crotalo. Aia. Aia. Tutte ste frecce, per cortesia. Ok. Stiamo sereni. Tanto abbiamo 18 fottutissime fiaschette. Vedi te. Sapevo che me ne sarebbero servite tante in questo pezzo e mi sono premunito di conseguenza. È che sto scemo. Ah, e ne approfitto per farvi notare anche una piccola modifica al moveset. Ho messo la maschera della madre che abbiamo preso da girandola, che effettivamente funziona. Dea! Vabbè, sentite, io avrei da fare. Sparatevi un colpo in testa. Dove devo andare? Aia, aia, aia! Aia di nuovo. Fuggi, 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 cucureddu. Scappa, 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 scappa. Fuggi, fuggi. Dove cazzo sei andato? Sei un idiota. Te lo sei meritato, tutto proprio. Cucureddu, te l'ho già detto, nella caverna di cristallo, fai qualcosa per l'equilibrio. Comprati delle scarpette antiscivolo, fai qualcosa perché mi sarei cagato il cazzo, eh? Così, tra vedere e non vedere. Ok? E comunque, non è qui che dobbiamo andare qui. Perché se lì si torna indietro, qui si va avanti. Che cazzo saresti tu, scusami? Ok, visciotto. Va tutto benissimo. Ce n'era un altro? No. Furtività imminente, ok. Quindi significa che dovrò darci dentro di scavalcate tattiche. Vedo anche la nebbia. Bene. Bastava solo girarsi intorno per trovare la nebbia. Quindi prepariamoci. Non è vero mai, non è ancora arrivato il momento del boss. Mamma mia, sti. Ok. Sono disposto anche a morire, ma. A morire gettandomi da un crepaccio. Però voglio prima vedere. Oh, salve! Lei proprio ci voleva in queste situazioni, eh? Se devo dirla tutta. Venga qui alla luce. Grandissimo. Cucureddu fenomenale come sempre. Tu ci muori. Adesso andiamo a vedere il. Oh, pezzo di titanite bianca. Dicevo, andiamo a vedere, per modo di dire, dove cazzo dobbiamo andare, prima di tutto. Ah, eccola! Non l'avevo mica vistuta. Anima di guerriero. Qui nessuno che prova ad uccidermi, strano, eh. Eccolo. Visto. Adesso non lo vedo più. Fidiamoci dell'istinto adesso. Aia. Bell'istinto di merda che hai, Cucureddu, complimenti. Però. Cucureddu, cosa hai fa cosa ho fatto di male per averti? Dimmelo, cosa? E mo rifacciamo. Rotolamento imminente, ok, bevo perché tanto. Se fa come penso finisce a schifio. Per ora tutto regolare. Ah, Dio, che cazzo è successo? Cosa ho fatto? Cos'era? No. Proprio no, stanno venendo qui, vero? Sì. Ok, un altro è caduto. Ok, bravo, Cucureddu, stai attento. Mamma mia, strizza il culo proprio in una maniera allucinante. Bravo, Cucureddu, occhio dove mettiamo le zampe qua che è un attimo proprio, eh. Ok. Dovrei scendere là. Non c'era. Ma che cazzo, pensavo fosse finita.
Ok, possiamo finirla? Qui. Ok. Non me lo dire, vero? Sono tornato indietrissimo, vero? Porca di quella troia. No, ma aspetta. Scusa. Il dubbio mi sorge spontaneo. Sì, sono tornato mega indietro. Perché sono furbo, oserei dire. No, aspetta. Non sono tornato indietro. Dove cazzo sono? Scusatemi. Addio ancora. Visto che lì ci sono gli schifi, io passo di qui. E giù di anime, come se non ci fossero domani. Lì non so dove si va. Quindi mi tocca, beh. Dai, cazzo. No, perché non l'ha colpito? Ok. Mamma mia, sto stringendo il culo in una maniera che non ne avete... Che cazzo, un altro. Magari ce n'è un altro, esatto. Questo posto è la merda. Oh, Cucuredo non so perché ti è venuto in automatico a fare l'attacco a salto, però bravo. Devo riconoscere che hai avuto un'idea intelligente. Non capita spesso, ma quando succede c'è da festeggiare. Ricapitoliamo. No, non ricapitoliamo un cazzo. Aia, aria, aia. Cucuredo fa qualcosa, dove sei finito? Non capisco cosa sta succedendo nell'universo. Gradirei comprendere. Saliamo dovunque ci porti questa salita, non può essere peggio di così, giusto? Fallo avanti, aspetta un attimo. Ma porca di quella... Ma sono tornato indietro un'altra volta. No! Ma manco per il cazzo proprio! Ravviva il ravvivabile, il caro mio... Caro il mio Cucuredo che qua ci fanno i mega culi. Dimenticavo che ho anche quelle 7-800 anime da utilizzare. Che male non ci fanno! Ok, abbiamo ravvivato anche la fiamma. Dicevo, ho fatto una mega cazzata a usare tutte le anime adesso, perché Gritta Eden, bel nome, anche lei è una bugiarda, sembrava avesse la stessa maschera. Ho detto un sacco di messaggi qui, aspetta un po'. Il mio di baule incredibile, addirittura. Non ce la faccio. Cazzo, l'ottimismo proprio, eh? Mi mettete l'ottimismo addosso. Adesso devo esattamente comprendere dove devo andare. Ok, la nostra evocazione... Ah, grazie, mi fa luce lei. Un po' deboluccia la lanterna, eh? Signora, dove sta andando? Dove sta... Signora! No, eh? Fa come vuole lei. Io la seguo, ma non ho idea di dove voglia andare. Signora? Signora Gritta Eden, dove... È vero, io qua non sono passato, ero convinto fosse strada vecchia, ma... Guardala la stronza! Oh, c'è invaso l'eroe, il paladino. E qui soprattutto c'è luce. Che bello! Che bel posto! Però ci hanno invaso lo stesso, quindi... Sempre una situazione di merda, eh. Eccolo lì! Con un'ascia di proporzioni... indecenti. Però è tipo morto in due colpi. Ci hai provato, zio, non c'è niente da dire. Cioè, droppato qualcosa, due umanità e concessione. Che cazzo è concessione? Fammi vedere. Esatto, stavo per dirlo, le caratteristiche attuali non mi permettono di usarla perché credo ci voglia 95 di forza per tenere in piedi una cosa del genere. Signora Gritta Eden, non mi lasci indietro, per cortesia. No, si sta divertendo, lasciamola fare. Vada avanti io, beva lei. Vado, che è? Tremors? No, 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 bastardo! Pezzettino di stronzo con le noccioline che non sei altro! Però adesso abbiamo un falò che ci permetterà di ritornare in fretta e furia dove eravamo. Proseguiamo lungo questa strada nuova e sconosciuta. Cavaliere avanti, no, c'è nessuno. Non so dove li avete visti voi cavalieri, ma... Qui non c'è nessuno. Torniamo dentro a riprenderci la nostra roba, pezzi di stronzo. E torniamo anche a prendere a te, stronza maledetta. Puttana maledetta, stronza infame. Dico troppe parolacce, lo so. C'è bisogno che me lo diciate voi, però purtroppo è così.
Madonna santa Madonna. Maronne. Vabbè, sì, prendimi a schiaffoni. Queste me le riprendo. Bevo soprattutto. La freccia dritta nella schiena. Facciamo agopuntura oggi. Stavo per dire, si torna al buu, che cazzo. Ah, è girandola. Ecco chi cacchio era. Solo che io adesso da dove dovrei scendere per andare a... Ah, ok, di qua. Che cazzo è quella cosa? Una scorreggina di scheletro. Dov'è? Dov'è? Guardali! Aia, però, girandola. Se vengo lì ti scortico. Infatti, aia. Troppa gente, troppa gente, troppa gente. Che cazzo. Ok. Ammazziamo feti lungo la via, che non è proprio un comportamento dignitoso, ma... Guardalo! Fa troppo ridere! Ok. E anche girandola... E anche girandola, in teoria. No, ce n'era un altro. Muori. Bastardo, erano due. Perché ha affondato così, tipo... Boh. Non lo so. Oddio, quanto è inquietante da 1 a 10.000 questa nebbia. Guardalo! Sono troppo bellini. Vedi, From, impara. Fammi un fanco di questi, anziché robe di marketing del cazzo. Io ve ne comprerei 400 di quelli. Ve ne comprerei 1.000 di quelli. Ci danno anche le umanità. Mi immagino la riunione del marketing della From. Allora, servono dei nemici inoffensivi. Che cosa facciamo? Ah, io sto pensando scheletri di feti abortiti. Sì, però basta, ragazzi. Cioè, siete carini e coccolosi, ma avete scassato la minchia. C'è la nebbia. E se c'è la nebbia significa che siamo praticamente... Ho usato l'umanità perché le mie 18 fiaschette con Nito me le tengo strette. Appunto, ho fatto spoiler. Siamo arrivati sostanzialmente... Non ancora. Chiedo scusa. Dicevo, siamo arrivati a quello che a conti fatti è il penultimo boss di tutto il gioco. Siamo proprio a un tanto così dalla fine. Il problema è vedere quanto ci vorrà prima di arrivare alla fine. Che è una cosa da non sottovalutare. Visto con cosa abbiamo a che fare ora. Rassicurantissimo, devo dire. Che cazzo? Vabbè, fate un po' come cazzo volete anche voi, eh. Cioè, se vogliamo cominciare proprio così, col botto. Salve. Lei è un po' uno stronzo, lo sa? Adesso devo scappare dagli scheletri. E poi da lui. Ok, vai a farti fottere. Nito maledetto bastardo, vieni qua, su. No. Non ce la posso fare mai. Però la tossicità la soffro. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere.